133. Cerchio e seno attraverso NT, raggio. Sia operando nel bene, sia operando nel male, non esiste azione umana che non abbia effetto in un successivo evento della vita terrena in corso o in una successiva incarnazione. Per questa fondamentale legge di giustizia universale, lungo tutto l'arco della catena delle incarnazioni, attraverso il quale si snoda il processo evolutivo nella fase materiale, l'individualità di ogni essere incarnato è arbitra ed artefice del proprio cammino evolutivo, per essere incondizionatamente libera di operare secondo le scelte che le sono più congeniali. Pertanto, a quel determinato grado evolutivo, l'entità incarnata, sotto la spinta degli impulsi volitivi che in quella determinata condizione di maturazione spirituale essa avverte, opererà in conseguenza, in ossequio o disattendendo, le leggi divine. Nell'uno come nell'altro caso, essa avrà creato i presupposti, cioè avrà mosso una causa alla quale dovrà fare inevitabilmente riscontro un evento compensativo. Tale evento sarà l'effetto di quella causa, ovvero effetto karmico o karma. Comportamenti ed opere proiettate verso il bene inevitabilmente troveranno riscontro in effetti karmici gratificanti. Al contrario, l'effetto sarà un karma doloroso. Non saranno rispettivamente premi o condanne da parte dell'Altissimo verso le proprie creature, perché in Lui non v'è né potrebbe esservi alcun sentimento di gioia o di rammarico, essendo i sentimenti puramente umani e del mondo relativo. Tali effetti sono solo e semplicemente l'esito inderogabile della operosità delle leggi evolutive. L'effetto karmico non sarà necessariamente una evenienza di natura e tipo identico alla causa che l'ha originata, ma certamente ne avrà la esatta intensità e portata, con ogni attenuante e aggravante possibile, in dipendenza delle circostanze originarie, della premeditazione, della volontà, della consapevolezza che possono aver inciso nell'evento causale. Continua.